Buonasera e benvenuti a tutti nei canali social delle edizioni Terra Santa. Questa sera siamo insieme per parlare di un libro appunto che è uscito da poco e abbiamo il piacere e l'onore di avere l'autore. Adesso vi presenterò insieme a degli ospiti molto illustri, molto importanti e che davvero salutiamo con molta gratitudine e con molto piacere. Io sono Elena Bolognesi di Edizioni Terra Santa, il libro di cui sto parlando si intitola I cuccioli dell'Isis, di cui dovreste vedere scorrere la copertina, l'ultima degenerazione dei bambini soldato. Ci rendiamo conto che questa sera tocchiamo un tema molto delicato, molto forte. Vorremmo farlo non tanto dal punto di vista teorico, non vogliamo entrare in giudizi, vogliamo entrare nella vita dei bambini, di tanti bambini, di tanti minori che in contesti di guerra soffrono e sono le prime vittime. Per farlo abbiamo appunto con noi l'autore, Fra Stefano Luca, frate cappuccino, che oltre ad avere una formazione proprio legata ai temi del mondo arabo-islamico, della teologia islamica, di cui poi ci parlerà, anche il teatro che gli scorre nelle vene, quindi poi ci spiegherà anche come nella sua vita ha scelto di conciliare, di unire, di integrare appunto questa passione per il teatro insieme a un'attenzione più pastorale e più appunto legata al mondo della minorità e minorità in senso proprio di minori, trattandosi di un frate minore ci sono tanti aspetti della minorità. E con noi abbiamo anche Don Claudio Burcio, che è cappellano del carcere minorile Beccaria Milano e fondatore della comunità Kairos, appunto, che da anni si dedica proprio all'attenzione verso i minori in difficoltà. Abbiamo con noi anche la professoressa Barbara Ghiringhelli, antropologa, insegna antropologia culturale e non solo all'Università Ulm, ma anche lei con una grande esperienza sul campo, proprio con famiglie in difficoltà, con situazioni di disagio, e speriamo di riuscire a collegarci più tardi con Fra Firas Lutfi dalla Siria, che ci parlerà appunto del contesto in cui, nello specifico poi, di cui frate Stefano si è occupato, che è appunto i bambini, i cuccioli dell'Isis, i bambini soldato appunto del conflitto in Medio Orientale. Io lascerei subito la parola a Fra Stefano che ci spieghi un po' da dove nasce questo libro, che sappiamo che appunto incontra sia la tua formazione di studi, ma anche appunto una passione particolare e un'esperienza diretta sul campo. A te la parola, Fra Stefano. Grazie Elena, buonasera a tutti, pace bene. Allora, il libro nasce da due grossi momenti che nella mia vita, ma diciamo la vita della mia provincia religiosa, dei frati minori cappuccini di Lombardia, ci siamo scontrati, potremmo dire. La prima è nel 2016, Papa Francesco fece un grande appello alla preghiera per i bambini soldato, e allora noi in quel periodo ci chiedemmo: ma come possiamo concretizzare, incarnare questa preghiera? E allora nacque nel 2016 un programma di intervento, di formazione specifico per operatori locali dell'Africa subsahariana per la presa di cure, la riabilitazione e il reinserimento dei bambini soldato. Quindi parliamo volgarmente detti bambini soldato, bisognerebbe dire bambini formalmente associati a gruppi e forze armate, però di questa zona geografica. Quindi questo nel 2016. E tornati da questa grande esperienza sul campo di formazione per operatori locali e di evidentemente lavoro anche con questi bimbi, abbiamo iniziato un po' a chiederci: ma per quel che riguarda invece per i bambini che abitano più una zona medio orientale o che comunque sono in realtà legati a un estremismo islamico,
come poter intervenire. Allora abbiamo iniziato a cercare dei format, degli studi che potessero aiutarci nel preparare un intervento, anche qui di formazione e poi specifico con i bambini, legato a questa dinamica, a questo ambiente, questo particolare contesto. E ci siamo resi conto che in realtà a livello internazionale non ce ne sono, almeno non ce ne sono in maniera approfondita. E allora l'idea è stata, va bene, prendiamo di petto la situazione, facciamo un grosso studio e cerchiamo di farlo noi, ecco, creare noi uno sguardo più attento e per poter poi intervenire e preparare un intervento concreto. Quindi questo è, diciamo, il primo stimolo. E il secondo è dato più da un'esperienza che mi ha toccato sul vivo. Mi era capitato di fare servizio presso la comunità minorile che il Don Claudio ha fondato, e in quegli anni con cui ho collaborato col Don Claudio, quindi ho vissuto un po' con i ragazzi della sua comunità, è successo un fatto molto, molto forte per noi. E lo accenno soltanto, poi magari il Don Claudio potrà parlarne sicuramente meglio. Comunque sia, c'è una data che non dimenticherò mai, che è il 17 gennaio del 2015, data in cui due ragazzi della comunità del Don Claudio, che io conoscevo, posso dire, bene, sono partiti per arruolarsi col Daesh, quindi con l'ISIS. Ecco, questo fatto, due ragazzi giovani, 19enni, ecco, questo fatto ovviamente mi aveva colpito, toccato sul personale, evidentemente, una grossa impatto, ecco, poi ripeto, il Don Claudio potrà narrarlo sicuramente meglio di me. E allora, mettendo insieme, mescolando questi due grosse esperienze, è nata l'esigenza, ecco, di scrivere nero su bianco le specifiche di quelle che sono il contesto dei bambini jihadisti, quindi non dei bambini soldato, ma proprio tracciare le differenze, cercare di mettere in luce le differenze tra i bambini soldato, quindi in Africa subsahariana, e i bambini invece jihadisti. E nel nostro caso abbiamo preso come, come dire, paradigma esemplificativo i figli dell'ISIS. E quindi ecco, il libro è nato un po' da questo. In questi 4 anni abbiamo sviluppato e cercato di studiare la situazione. E molto brevemente, il libro, come dire, attraversa 4 capitoli per rispondere a 2 grossi obiettivi. Il primo è sensibilizzare. Quindi il grosso obiettivo, soprattutto dei primi 2 capitoli, della prima parte, è sensibilizzare, far conoscere questo dramma che, ahimè, non è molto conosciuto. E invece gli ultimi 2 capitoli, il terzo e il quarto, ecco, vorrebbero rispondere all'altro obiettivo, cioè quello di dare, riconsegnare degli strumenti un po' più concreti, più specifici agli addetti ai lavori, quindi a coloro che magari devono progettare o si trovano poi sul terreno a vivere un intervento di riabilitazione e reinserimento di questi bambini. E quindi trattiamo più un aspetto legale, abbiamo tradotto per la prima volta in lingua occidentale l'unico testo giuridico contemporaneo scritto da un giurista islamico sull'argomento, quindi sulla possibilità o meno di arruolare dei bambini nei conflitti armati. E quindi ecco, ci avvaliamo un po' di strumenti un po' più tecnici per riconsegnare a nostra volta degli strumenti per poter preparare degli interventi concreti. Ecco, quindi il libro sostanzialmente in questi 4 capitoli risponde a questi due obiettivi, ecco. E poi in ultimo, accenno questo, il 4° capitolo sostanzialmente dà le linee guida di quello che già tu, Elena, prima accennavi, ovvero un intervento attraverso un'azione di teatro sociale, attraverso il nostro Dipartimento Internazionale di Teatro Sociale dei Cappuccini, ecco, le linee guida di un intervento di formazione e di azione con i bambini jihadisti. E quindi lì tracciamo, in maniera sintetica evidentemente, però un po' queste linee guida di questo nuovo programma che vorremmo porre in essere, speriamo, a breve. Ecco. Ecco, citavi appunto prima questo episodio della tua esperienza personale che coinvolge anche
Don Claudio, la sua comunità, la comunità che lui ha fondato. Ecco, Don Claudio, un libro come questo, allora noi magari potremmo pensare che la questione appunto dei bambini soldato, dei cuccioli dell'ISIS, sia una questione lontana, no? Che riguarda il Medio Oriente, che adesso a maggior ragione, anche a motivo della pandemia, sembra ancora più lontano. Eppure vediamo che delle ricadute ci sono, e probabilmente tu più di tanti altri, più di noi sicuramente, tocchi con mano quanto questo tema sia di stringente attualità anche a casa nostra. Sì, certamente l'esperienza che ha segnato anche Fra Stefano, l'esperienza di questi due ragazzi che dalla mia comunità sono partiti per questa avventura senza ritorno in Siria, è un'esperienza che ha segnato profondamente anche me, che anche mi ha lasciato molti interrogativi aperti ancora. Quindi certamente il libro di Fra Stefano è un aiuto a cercare di decifrare una situazione che in realtà non ho ancora decifrato, perché questi due ragazzi si sono allontanati dalla nostra comunità nel 2015, nel gennaio 2015, dopo aver convissuto insieme in comunità per 5 anni. Quindi c'è stato il tempo, come dire, di approfondire un rapporto che era anche molto intenso, per la verità, soprattutto con uno dei due. Però ecco, nel 2015 improvvisamente questa partenza inaspettata, non prevista, certamente ci ha lasciato molto stupore e nello stesso tempo molta incredulità. E da quel giorno e da quei giorni è iniziato un percorso anche per noi, perché io come cappellano al Beccaria incontro decine di ragazzi stranieri, sia minori stranieri non accompagnati, sia ormai ragazzi di seconda, terza generazione, e quindi anche in comunità noi accogliamo, continuiamo ad accogliere ragazzi con culture, con mondi religiosi, sappiamo non solo, molto diversi dal nostro, e quindi questa partenza ci ha un po' lasciato, ci ha destabilizzato, ci siamo chiesti più volte dove fossero le nostre responsabilità, dove invece non siamo riusciti ad avere sotto controllo altre questioni che sono evidentemente esplose nella vita di questi ragazzi. Certamente, se dovesse andare a un po' a cercare di comprendere per quello che ci è stato possibile, beh, dico questo, che non basta forse la via dell'integrazione. Noi in comunità specialmente accogliamo questi ragazzi, non abbiamo mai intrapreso la via dell'assimilazione, abbiamo sempre cercato fin dall'inizio di avere un rapporto di integrazione con questi ragazzi, forse però semplicemente un accostamento tra culture, dire non ci facciamo male, semplicemente troviamo quel minimo comune denominatore che ci permette di convivere. E forse all'inizio questo ci sembrava percorribile come percorso di vita comune. In realtà nel loro caso si è decisamente visto che questa via dell'integrazione, del stare insieme senza farci troppo male, non ha funzionato. Ecco perché oggi forse il pensiero, soprattutto quando poi si pensa a quali progetti anche per una prevenzione anche di qualsiasi tipo di radicalizzazione, debbono intraprendere, diciamo, discorsi più di concittadinanza, forse, come dire, abitiamo ormai insieme questa polis, siamo tutti insieme, non siete voi ospiti, ma siamo insieme a condividere un percorso che quindi richiede innanzitutto una conoscenza. Ecco, io devo dire la mia ignoranza totale, non solo sull'Islam, ma sulla come dire, diversità, sull'alterità di una cultura che accoglievo, ma non conoscevo fondamentalmente. E quindi forse parlare di concittadinanza significa parlare anche di una conoscenza che deve andare oltre i luoghi comuni, oltre, per dire, le cene del Ramadan condivise, perché con questi due ragazzi abbiamo condiviso molti momenti anche belli in comunità. Loro ci spiegavano
le loro abitudini, le loro usanze, la loro tradizione anche religiosa, e noi in maniera pacifica, tranquilla, eravamo anche incuriositi. Quante volte abbiamo condiviso il tagine con la Coca-Cola, però naturalmente, quindi c'era una sorta di commistione di più mondi, no? Però questo non è bastato, ecco, la partenza di questi ragazzi, uno fra l'altro è morto, ci ha un po' lasciato questo interrogativo aperto, ecco perché penso che contributi di questo genere siano importanti, anche perché è vero, il fenomeno si può vedere da tanti punti di vista, non è certamente qualcosa che si conclude con la storia di questi due ragazzi che sono partiti e sono arrivati in Siria. Noi abbiamo ancora oggi qui tantissimi ragazzi che magari intraprendono percorsi devianti proprio perché hanno un'identità frantumata. Io se dovessi andare a ripercorrere la storia di questi due ragazzi, io dico questo, che cercavano un destino, non erano ragazzi superficiali, cercavano un destino e forse hanno sbagliato destinazione, ma quel destino lo cercano tutti i ragazzi, anche quelli che ancora continuano ad abitare la nostra città, la nostra polis, la nostra comunità. E bisogna capire dove poi viene indirizzato questa ricerca, dove trova dei punti fermi. Certamente vedo che anche Fra Stefano nella prima parte del libro ha sottolineato, ci sono stati delle narrazioni potenti, affascinanti, decisamente capaci di catturare l'attenzione dei nostri ragazzi, dei due nostri ragazzi, e questo è la tecnologia che comunque è avanzata molto e che quindi attraverso appunto i media, attraverso internet, attraverso tutto ciò che è stato costruito anche nel tempo, no? Ha indubbiamente irretito quel desiderio di destino che questi ragazzi avevano, che era un desiderio sano, e che questi ragazzi probabilmente, come tanti dei nostri ragazzi ancora oggi nelle città, nelle grandi metropoli, vivono questa doppia identità, cioè, o meglio, sentono di non appartenere forse più a nulla dopo un po'. Per cui non si sentono realmente integrati nella nostra, ma nello stesso tempo non appartengono più alla loro. E in questa frantumazione probabilmente cercano un destino, cercano una destinazione che però, se poi viene offerta da persone che in qualche modo ideologicamente sono potenti, possono generare appunto questi percorsi di morte e questi percorsi di violenza. Ecco, questo è solo per accennare a quello che ci è accaduto e che ancora continua a lasciarci aperti molti interrogativi. Certamente è un contributo, quello di Fra Stefano, importante, anche perché in Italia, a differenza di altri paesi, forse, visto che il fenomeno sembra leggermente più contenuto, è chiaro che c'è poca letteratura, c'è poca progettualità, e quindi a volte sentiamo questo come un problema, tanto più oggi in questo momento lontano, e invece io penso purtroppo che ci siano tanti temi ancora da sviscerare, da affrontare, perché poi questa violenza, chiamiamola così, che si è generata nella storia di questi due ragazzi, è ancora presente. Io la leggo fortemente in tante altre manifestazioni. Dico solo brevemente tutta la questione della trap, del genere musicale che molti ragazzi maghrebini in modo particolare vivono come un autentico modo per sfogare la loro rabbia rispetto al mondo delle istituzioni, al mondo degli adulti. Ecco, sono magari accenni, forse poco collegati magari poi al discorso che stiamo facendo, però non vanno sottovalutati, sono grida di allarme. Io penso che la cultura giovanile di molti ragazzi che appartengono e non appartengono al nostro contesto culturale sia da decifrare, sia ancora da decodificare, perché possa essere orientato in una direzione
positiva e non abbia invece, come è successo ai due ragazzi, un esito invece negativo e mortale, come è accaduto a loro. Sì, dal libro emerge molto forte come alla base, alla radice anche di questa appunto ultima degenerazione ci sia proprio un discorso culturale molto articolato, cioè non è più soltanto come dire un'affiliazione a un gruppo militare, ma c'è proprio una cultura, no? E questo appunto incontra il discorso che facevi tu adesso, Don Claudio, proprio del fatto che è un sistema di pensiero che risponde a delle domande che evidentemente ci sono nei giovani come in tutti i giovani. È come un po', mi viene da dire, come se si alzasse l'asticella anche delle sfide, proprio perché la società è più complessa, perché la comunicazione cambia. E quindi giro a Barbara la domanda appunto su, avendo comunque anche un'esperienza molto lunga e molto su questi temi, come è cambiato e quali sfide, no, adesso bisogna affrontare. E diceva giustamente il Don Claudio, sembra che di risposte adesso non ce ne siano tante. Allora, che cosa si può fare? Allora, questa è una domandona. Intanto inizio ringraziando il nostro autore Fra Stefano e la casa editrice per questa pubblicazione di cui si sente il bisogno e l'urgenza. Quindi veramente ringrazio, perché, come dice Don Claudio, di letteratura che è capace di parlare anche chi coinvolto sul campo, no? Nei diversi servizi di accoglienza, servizi sociali, ma penso anche alle scuole, ce n'è veramente poca. Il libro è pieno di stimoli e anche le parole di Don Claudio sono piene di stimoli, stimoli che sono però più domande in questo momento. Infatti anche tu, Irene, appunto dicevi che cosa fare. C'è tanto da fare. Si è individuata la cosa primaria da fare, forse no, perché ce ne sono tante. E questo dover fare tanto però non ci deve assolutamente frenare dall'iniziare a fare qualcosa, e quindi su questo mi sento di lanciare un appello della necessità che ognuno di noi può fare qualcosa. Sembra un tema per esperti, sembra un tema per chi sa di Islam, per chi sa di terrorismo islamista, perché ricordiamoci, Daesh non è l'Islam, quindi non basta sapere, non c'entra sapere l'Islam e saper conoscere questo fenomeno, è un'altra cosa. Ma io credo che innanzitutto, come risposta, potrei dire che ognuno di noi, come singolo individuo, come cittadino, è chiamato a condividere la costruzione della propria comunità in termini di dialogo, di rispetto, di riconoscimento dell'identità e anche di messa in discussione. Quando dico sono tante le domande, e qui lavorando sui casi concreti nel territorio mi ritrovo molto con Don Claudio, le tante domande che a me viene da pormi costantemente non sono solo su di loro, sulla famiglia che incontro, sul bambino che incontro, sul ragazzo che incontro, ma a specchio sono tante domande che io rivolgo a me, non solo in termini di operato, ma a me come persona occidentale, cattolica, che ha, col suo semplice percorso di vita, alimentato a costruire un modello in Italia, perché ognuno di noi lo fa. Prima Irena dicevi il fenomeno sembra lontano, però attenzione, non è tanto lontano, perché è un fenomeno che è prettamente legato a un sistema di globalizzazione, e probabilmente i bisogni a cui risponde questo fenomeno sono bisogni veramente costruiti da un mondo, definiamolo occidentale. Un bisogno di consumo, un bisogno di identità e di radice nel momento in cui
è molto difficile trovare una propria collocazione in un mondo che ci offre un marketing di identità, come diceva Don Claudio, ma che in realtà ci sembra orientato a percorsi di deculturazione, percorsi a cui facenno anche Fra Stefano nel suo libro, di deculturazione proprio identitaria, di deculturazione religiosa, quando invece questi sono bisogni primari dell'uomo e si va a caccia di risposte. Io volevo, prima appunto di rispondere alla tua domanda, al tuo stimolo, mi ero preparata alcune cose da dire perché il libro è ricco e volevo condividere con voi in realtà una riflessione presa da un altro libro che parla di radicalizzazione, non solo jihadista, ma del fenomeno di radicalizzazione che oggi è presente anche per quanto riguarda di radicalizzazione politica. Parliamo di estrema destra, parliamo di estrema sinistra. E pensando ai giovani, questa studiosa, che non è italiana, questa ricercatrice, aveva sottolineata questa frase di una ragazza coinvolta in questo percorso. Se mi fosse stata insegnata una narrativa diversa, avrei pensato, agito e reagito davanti agli eventi della vita in maniera differente. Le storie che ci vengono raccontate determinano il modo in cui costruiamo la nostra visione del mondo. Questa è una frase che veramente chiede a ognuno di noi di porci delle domande. E nel libro di Fra Stefano, che è la parte che a me ha colpito di più anche per il tipo di interventi che faccio sul territorio, è tutto il libro molto utile, molto ricco, ma mi sono soffermata proprio per questa condivisione con voi, sul secondo capitolo, dove emerge il ruolo della famiglia nel passare queste narrazioni, quando, come noi operatori possiamo intervenire su situazioni di questo tipo quando queste narrazioni arrivano dal focolaio domestico, definiamolo così come siamo abituati a chiamarlo, dagli affetti, dalla famiglia. Tanti sono i passi del volume che potrei citare. Prendo questo: una tecnica nuova all'arruolamento dei bambini ad opera dello Stato Islamico è il coinvolgimento della famiglia. Se l'indottrinamento viene effettuato da persone che i bambini conoscono e con i quali hanno grandi legami affettivi, il risultato che si otterrà sarà sconvolgentemente efficace. I bambini crescono all'ombra dell'ideologia di Daesh proprio grazie a coloro che amano e di cui più si fidano. Io ho un'esperienza di lavoro in nuclei radicalizzati, quindi non tanto con adolescenti che magari erano qui inseriti in comunità e non in famiglia, con nuclei radicalizzati dove appunto gli adulti hanno preso una determinata scelta che inevitabilmente è cascata sui figli, che sono i cosiddetti classici leoncini del califfato. Perché sottolineo questo? Perché vogliamo essere molto pratici. Dalla mia esperienza in Italia, di lavoro in queste situazioni, penso alla grande fatica che fanno le varie equip territoriali dei servizi sociali a gestire e lavorare in questi casi. Prima Don Claudio ha detto stupore e incredulità. Io mi ero segnata altre parole nel mio confronto con gli operatori. Ci troviamo di fronte a narrative, a identità e anche a scambi che ci spiazzano, ci disorientano sul piano ontologico dei valori, sul piano delle normative di riferimento di queste famiglie e mi sento di dire anche di questi bambini di 5, 7, 9 anni e sul piano delle pratiche. Noi dobbiamo riscrivere, quando incontriamo questi casi, quasi un nuovo dizionario, un nuovo vocabolario, perché parole come affetto, come famiglia, come maternità, mamma e papà, si riempiono di significati diversi. Se noi facciamo riferimento ai nostri standard, alle nostre definizioni, non ci troviamo, siamo totalmente disorientate. Faccio un esempio.
sul piano ontologico la famiglia è una cosa importante, o la mamma ha affetto, è affettuosa, accudente dei bambini. Ma come è possibile riconoscere in questa narrativa questo piano ontologico che poi porta alla pratica per cui il bene dei figli è metterli ogni giorno in una condizione di perdere la vita, se non addirittura di morire per una causa ritenuta giusta? Per noi è disorientante, è destabilizzante leggere e cercare di capire come entrare in dinamiche intergenerazionali e di grande affettività per riuscire a procedere con questo che Fra Stefano nel volume dice: dare un nuovo nome, dare un nuovo futuro, perché è molto preciso il volume nell'indicare la differenza dai bambini soldato ai bambini terroristi, ai piccoli biancini del califfato, che dal primo giorno di vita respirano in termini di inculturazione questa ideologia. La cosa molto sconvolgente in termini di domande è che se vediamo la loro narrativa e i loro programmi, c'è una convinzione di investire sui bambini come futuro del mondo, come puri esponenti di questo mondo islamico da loro tracciato. La domanda che di specchio ci facciamo: quale investimento? La narrativa alternativa ha sui minori, ha sui bambini. Noi abbiamo bambini che crescono respirando ideologie e qui forse bambini che crescono per diventare dei consumatori, anche forse di ideologie. Quindi chi si trova a lavorare in queste situazioni è veramente scosso dalle mille domande che in termini di specchio ci si trova a porsi anche rispetto al modello qua. E allora se il percorso che noi dobbiamo cercare di intraprendere è quello di una nuova narrativa che sia capace di dare risposte di identità, di sicurezza, di affiliazione, di riconoscimento, no? Allora dobbiamo lavorare molto nel decostruire quell'identità, ma anche altrettanto il lavoro deve essere messo nel costruire una narrativa di un mondo reale davvero capace di dare certe risposte a ognuno di noi. A ognuno di noi, perché appunto i casi che incontriamo in Italia sono casi di persone o che sono nate in Italia o che sono arrivate in Italia, no? E che da qui partono. Evidentemente quelle domande non hanno trovato un'adeguata risposta. Chiudo perché sto prendendo troppo tempo. Prima si parlava di sensibilizzazione e di strumenti. Nei miei insegnamenti sia di antropologia culturale che di antropologia dell'immaginario medio orientale all'università, nelle prime lezioni ragioniamo molto che è necessario essere consapevoli di alcuni fenomeni esistenti. Questa consapevolezza deve portare alla conoscenza e la conoscenza deve portare all'abilità. Io credo che oggi noi siamo chiamati, e un po' è anche il percorso dei quattro capitoli del bel e utile volume di Fra Stefano, siamo chiamati a un impegno di questo tipo. Non basta l'integrazione, non basta l'accoglienza, essere in grado di essere consapevoli del problema, di volerlo conoscere, ponendoci domande scomode, ponendoci e ponendo domande scomode all'altro, per poi imparare a dialogare, a confrontarci su questi aspetti, sia a livello intracomunitario che invece appunto anche con chi ha deciso di essere totalmente fuori dal gruppo perché ci considera fuori dal gruppo e sono appunto i cosiddetti terroristi islamisti. Il dialogo deve basarsi
non dico il dialogo per accomodamento, il dialogo così appunto per condividere un po' di folklore religioso e culturale, ma il dialogo sui valori. La cittadinanza non può basarsi che su questo. Non possiamo essere superficiali. Dobbiamo arrivare a toccare questo piano di contenuto e non è facile. Non è facile, ma dobbiamo attrezzarci per farlo. E questa forse è la più grande fatica per gli operatori, perché tanti punti di riferimento e tanti schemi, tanti strumenti saltano. Dobbiamo fare comunità per far fronte a questo fenomeno. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, sanità, scuola, realtà educative in termini di comunità, servizi sociali, servizi di sicurezza. Dobbiamo essere rete per affrontare insieme questo fenomeno. Quindi anche veramente l'ultimissima cosa, noi rischiamo in Italia, ma non solo in Italia, noi che lavoriamo nel sociale, di un po' chiuderci nel sociale. Dobbiamo riuscire questa volta, è proprio una sfida che non possiamo permetterci di perdere, aprirci nel dialogo, nella collaborazione, nella rete, anche con altre realtà che non siamo soliti chiamare con noi. È fondamentale, dobbiamo crederci che noi siamo in grado, perché c'è un po' anche la tendenza dei servizi sociali a sentirsi un po' un qualcosa di diverso, è un qualcosa di nicchia. Vedo che Don Claudio un po' sorride, quindi credo che capisca benissimo, no, cosa voglio dire. Però è necessario. Il servizio sociale non è minore a nessuno e non è neanche però superiore a nessuno. Le competenze sono tante, anche perché la cittadinanza... Abbiamo qualche problema di... fare di cittadinanza... di collegamento. Ecco, quindi ancora un grande ringraziamento. Ecco, io ringrazio Barbara e avete visto come sia dall'intervento di Don Claudio che da quello di Barbara emerge con forza appunto come i temi siano molto delicati, sensibili e come le domande siano immensamente più delle risposte. Ma forse è davvero importante cominciare ad articolare le domande giuste, perché le risposte preconfezionate non ce le ha nessuno, sono questioni molto molto delicate. Io volevo chiedere a Fra Stefano anzitutto se voleva appunto reagire agli interventi di Don Claudio e di Barbara. Poi si è parlato di narrativa, di una nuova narrazione. Nella tua attività tu usi il teatro, che è una forma narrativa potentissima e antichissima. Ecco, come magari dacci anche qualche esempio di come attraverso il teatro si riesce ad intervenire anche proprio sulle persone, perché io credo che appunto se noi pensiamo alla sfida che ci attende sembra quasi una montagna invalicabile, eppure c'è chi, come voi tre, oltretutto nello specifico, lavora nel quotidiano, lavora a contatto con le persone, seminando anche dei piccoli segni di speranza, di futuro. Certo che incontrano il fallimento, il potenziale fallimento, incontrano la fatica, però continuate a farlo. Da Stefano. Sì, ma riprendo un po', ringrazio innanzitutto perché sono contento, ecco, che si sia riuscito anche a cogliere l'aggancio concreto per i nostri territori di fatto, perché uno dei rischi appunto era quello di pensare e ricevere questo libro come se fosse solamente per luoghi, territori, situazioni lontane, e invece purtroppo da un certo punto di vista evidentemente no.
Quindi ecco, di questo riportarlo nei territori nostri, italiani, ecco, ringrazio davvero questi interventi. E accenno qualcosa rispetto al teatro perché mi sembra sicuramente interessante, perché riprende poi anche di fatto un po' anche quello che la dottoressa Barbara diceva, cioè rispetto a una decostruzione di una, non solo narrativa, ma di una narrativa interiorizzata dai bambini o dai giovani, dagli adulti in generale, diciamo, e quindi una decostruzione per poi attuare evidentemente una nuova costruzione, una nuova narrativa, un nuovo orizzonte. Ecco, questo passaggio proprio è quello che attraverso interventi, le azioni di teatro sociale noi aiutiamo a fare. Perché quando parliamo di teatro sociale, almeno quello che, con lo quale lavoro io, ormai da più di 13 anni, non si intende solamente o non principalmente il teatro volto a uno spettacolo, ecco, a un evento conclusivo. Sicuramente ci può essere anche questo, ma solo nella misura in cui il portare in scena, cioè di fronte a una comunità, quindi creare un evento sociale di comunità, risulti funzionale al percorso, al cammino e alla rieducazione dei ragazzi, piuttosto che degli adulti, piuttosto che della situazione con la quale si sta lavorando. Allora, nel nostro contesto, in questo caso specifico dei bambini jihadisti, la decostruzione di tutto l'impianto jihadista che hanno, appunto, come richiamava la dottoressa Barbara, è bevuto fin dal seno materno, ecco, è fatto proprio attraverso tecniche di laboratorio di teatro sociale, perché funziona più di altre tecniche che magari siamo abituati a concepire, penso alla psicoterapia, piuttosto che tutta una serie di interventi psicosociali più frontali, più classici, se volete, funziona perché lavora principalmente e in prima battuta col corpo. Cioè la grammatica jihadista incisa, appresa dai bambini, dal corpo di questi bambini, come azione, reazione all'interno di dinamiche relazionali, fisiche, concrete, quotidiane, ecco, di come rispondo, l'unico alfabeto che i bambini jihadisti hanno appreso è stato l'alfabeto della violenza. Ecco, il teatro sociale, alcune tecniche di teatro sociale aiutano a prendere questo alfabeto, questa grammatica violenta, e realmente decostruirla, perché si lavora in prima battuta col corpo. Prima col corpo, perché il corpo non mente, e dopo si coscientizza, si fa un lavoro di coscientizzazione rispetto a quello che il corpo piano piano ha iniziato a decostruire, e allora lì poi si passa alla ricostruzione. In questo senso il nostro programma, per esempio, specifico per i bambini jihadisti, vede in questo secondo passaggio di ricostruzione il fondamentale apporto di guide religiose islamiche vicine ai ragazzi in questione, ai bambini, perché è evidente come si debba realmente ricostruire una narrativa anche teologica, quindi una certa interpretazione diversa da quella che ISIS, in questo caso Daesh, ha sviluppato e ha proposto e ha inoculato ai bambini. Ecco, occorre anche lì riscrivere, dando nuovi orientamenti seri, quindi teologici, quindi legali, quindi morali, eccetera, eccetera, rispetto a tutto quello che è, no, il grande universo delle scienze teologiche islamiche, ecco, seri, riscrivere una nuova narrativa di quello, perché a loro è stato insegnato tutt'altro. E quindi ecco, una diversa interpretazione, anche questo fa parte di questo secondo step. Quindi diciamo che, per concludere, poi non so se ho risposto un po' alla tua bella domanda rispetto agli interventi di teatro sociale, ecco, funzionano perché lavorano in prima battuta con il corpo e aiutano a recuperare una integralità della persona, quindi non solamente un approccio di testa,
psicologico, non solamente un approccio morale, moralistico, ma il corpo come realtà integrale di quello che siamo. Ecco, il teatro va lì, diretto, senza filtri. E allora iniziando a smuovere, a scardinare queste cose, poi si muove tutta una possibilità nella quale entrare chiaramente con gli strumenti più appropriati, più classici se vogliamo, e quindi riprendere tutto un certo lavoro che magari siamo più abituati a conoscere a livello di presa di cura. Ecco, un po' questo. Ecco, purtroppo il collegamento fra Firas dalla Siria non è riuscito, nonostante tutti i nostri tentativi. Fra Stefano, magari spieghiamo perché tenevamo particolarmente a questo collegamento, perché appunto nei tuoi progetti c'era anche, come dire, un progetto proprio dedicato alla Siria e ad Aleppo in particolare, per cui vuoi accennarlo tu, poi magari io continuo dicendo qualcosa che ho visto ad Aleppo. Ecco, va bene, sì. Sì, appunto, un po' richiamando il nome di un bel progetto che la Custodia di Terra Santa, quindi i frati minori lì hanno e hanno iniziato, soprattutto per gli orfani, ecco un po' i bambini che si trovano senza un nome, neanche all'anagrafe registrati, e quindi senza un futuro. Ecco, questo non avere nome, non avere futuro, di fatto io lo riprendo all'interno delle nostre linee guida di percorso di reinserimento e riabilitazione dei bambini, e quindi mi sembrava così, in maniera organica, naturale, poter poi proporre una collaborazione, o comunque sia un mettere insieme, ecco, questi anche strumenti di presa di cura attraverso azioni di teatro sociale con il progetto che già la Custodia di Terra Santa ha in attivo. Ecco, loro si occupano, adesso passo la palla a te Elena, però loro chiaramente il ventaglio dei bambini di cui con questo bel progetto che hanno un nome e un futuro si occupano è molto più ampio, ecco, raccoglie davvero un po' gli orfani, credo, quindi non ha il taglio unico, no, sui bambini jihadisti figli dell'ISIS, è più ampio, più ampio spettro, però sicuramente uno dei grandi desideri era mettere insieme anche le nostre famiglie francescane in questa presa di cura, in questo portato, e quindi poter pensare a dare degli strumenti, come attraverso quelli del teatro sociale, per avere ancora di più una possibilità di presa di cura di questi bambini. Sì, ovviamente il progetto è molto articolato e ha un'attenzione a tutti i minori. Quello che io personalmente ho incontrato e conosciuto ad Aleppo l'estate scorsa è appunto l'esperienza del Franciscan Care Center, perché ovviamente, come in tutti i conflitti, oltretutto il conflitto in Siria sta raggiungendo il decimo anno di durata, per cui un conflitto che ormai, insomma, questi bambini sono nati durante la guerra, quindi non hanno conosciuto null'altro che la guerra. E quindi il progetto appunto raccoglie minori, oltretutto senza nessuna distinzione di credo religioso, di condizione sociale. Ma la cosa che io vorrei raccontare molto, molto brevemente, che vorrei lasciare appunto come anche fosse uno spiraglio, la cosa che a me ha colpito di più di questo progetto è che quando sono andata giù, padre Firas era il direttore, diciamo l'anima di questo progetto è una psicologa musulmana, la dottoressa Binan, in un lavoro di team tra educatori cristiani e musulmani, in un contesto come quello che è profondamente ferito proprio da una guerra che apparentemente è connotata soprattutto da un elemento religioso, poi sappiamo che non è così, però ovviamente questa è appunto la narrazione che poi arriva qui da noi. Ecco, un esempio di questo tipo, di come si può, diceva Barbara, fare rete, no? Di come si può collaborare. Tutte le risorse possono essere radunate, collegate, messe in rete e davvero imparare a conoscere l'altro nella sua identità, anche ferita, nella sua identità non mascherata, non, è fondamentale per avviare anche proprio una collaborazione che è possibile.
Ecco, la cosa che io ho visto con i miei occhi ad Aleppo è che laddove le ferite sono più profonde e più dolorose, lì, proprio lì, c'è un germe di speranza. Lavorare insieme si può. Poi restano le domande più che le risposte, restano le sfide più che i risultati, il fallimento resta dietro l'angolo qui e là, però c'è un germe, c'è una possibilità, e questa possibilità può essere portata avanti soltanto insieme. Cioè, e credo che appunto il fatto che un frate minore cappuccino scriva un libro così dice proprio un po' l'anima anche del francescanesimo, perché San Francesco da questo punto di vista è stato in assoluto un precursore, ma per dire che appunto il dialogo, la convivenza, una nuova narrazione è possibile soltanto se si incontra l'altro nella sua verità e non nelle sue maschere e non nelle sue false narrazioni. Io vi ringrazio moltissimo, è stato davvero un collegamento molto intenso, molto denso di contenuto, quindi non soltanto, non è stata solo la presentazione di un libro, ecco, sono emerse tante questioni che credo danno a tutti noi molto da pensare. Vi invito a leggere il libro, non è un libro per specialisti, credo che questo sia importante dirlo, perché magari su questi temi si ha sempre un po' il timore che il linguaggio sia particolarmente difficile. Non è un libro per specialisti, è un libro che tutti possono leggere. Credo che la conoscenza, la necessità di conoscere sia, come è emerso anche stasera, una responsabilità che ci accomuna davvero tutti. Fra Stefano, una parola conclusiva. No, grazie a voi davvero, e facciamo rete, ecco, in questo senso, e la conoscenza davvero apre, quindi sì, invito a conoscere davvero, a conoscere, proprio per aprire, per non nascondersi dietro a nessun genere di narrativa. Quindi avere una coscienza propria e poter dire ok, prendiamo di petto, guardiamo insieme questa cosa qui. E anche quando è così bello dirsi diversi, perché è sulla differenza che si può dialogare. Se siamo tutti uguali, dove andiamo? Su che cosa dialoghiamo? Su niente, su uno specchio. Allora ecco, però avere quella forza, quell'identità anche di dirsi diversi e dire ok, allora su questo andiamo d'accordo, su questo no, però vediamo insieme come determinare dinamiche di fratellanza, ecco, allora è possibile. Quindi grazie a voi di questa occasione, grazie agli ospiti davvero. Don Claudio, mi sembra una sorpresa per noi. Lo faccio anch'io per dirvi com'è questo mondo strano il nostro. Qui c'è questo augurio di un ragazzo musulmano con... Inshallah, quindi c'è il rosario, c'è tutto, ecco, forse questa è la strada che dobbiamo percorrere, non in una chiaramente commistione, in un sincretismo inutile, ma un po' come succedeva a Gesù, che camminando insieme ai suoi discepoli di Emmaus, lui che era così forestiero, in realtà mettendo i corpi in cammino insieme è riuscito a trovare nuove strade, nuove possibilità. Grazie allora, Frastella. Buona serata e ci diamo appuntamento ai nostri ascoltatori e ai nostri lettori al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti.